Il primo è tornato a trovarci dopo l'ultima apparizione dello scorso anno, ci ha portato come sempre una delle sue opere, lui è il ritrattista delle dive, Daniele Pacchiarotti, ben arrivato. Grazie a voi. Anzi, bentornato. Grazie. Buon 2018 a tutti. Hai cominciato bene l'anno? Ringraziando Dio, sì. Bene, quindi ci fa piacere. Di che segno sei, Daniele? Del cancro. Del cancro, quindi sentiremo anche che cosa ti riserva questo nuovo anno. Ma quasi dispiaciuto, come lo dice. No, perché forse sei un segno sfigato. No, nel 2018. No, non cominciare. Cioè, io chiederò i segni di ognuno di voi. Ho detto, sono del cancro. Sono del cancro perché il cancro in genere è un segno introverso, poi Solange... Ma invece quest'anno andrà bene il cambio. Oh, ecco, allora, non mi rompete le uova nel paniere, continuiamo a presentare gli ospiti. Un po' così. Posso giustificare anche... Allora, nel senso che Tamara Delempicka è, diciamo, a livello mondiale la regina dell'art déco. I suoi guadi li hanno Madonna, Sting, Michael Jackson, hanno avuto questi grandi. No, io ho quelli di Ikea a casa, quindi... si vede, no, a volte Moira, però è meglio, come si dice, anche se è brutto dirlo, un brutto quadro d'olio che una bella ristampa. Perché bravo. Io sono molto più per l'artigiano. Brutta lei? Perché lo fa no, lei è bellissima, io la amo, lei lo sa. Comunque sia... No, non mi conviene anche... Ma Moira la conosco da tantissimo. Poi se mi, figuriamoci, se muore di qualcosa in faccia non credo che ci abbia bisogno di telecamera. No, io dico molte le cose in faccia. Lei non ha peli, ma me l'amo per questo. Solo sulla lingua. Sulla lingua, poi altrove io per carità. Sullo stomaco ce l'ha. Riparlo. Giustificavo Moira perché comunque Tamara, a parte vabbè, questo è un quadro simbolico, un po' di Tamara Delempicka, la regina dell'art déco, che essendo io ritrattista delle dive amo particolarmente perché lei si sentiva una diva, ma non sapeva, parlo proprio di Tamara come persona, ma non sapeva in quale ambito, diciamo, esserlo, collocarsi. Come io, poi a un certo punto, beh scusa, però se si parla di Tamara è una cosa un po' blasfema. Ho capito, ma Tamara, scusa, beh, io mi sento una diva, ma non... Ma lo, allora guarda, io parlo, io, se ne ho allora, Solange, ho una cosa... Come una diva? Vorrei spiegare un attimo, visto... Star, stiamo a visto famiglia, ma hai capito la sua identità? Allora, scusa una cosa, lui è un ritrattista. Ma Moira, ma è donna. Se me vuole... Allora, infatti, il mio, tu lo sai qual è il mio motto, la diva non è nient'altro che la parte vanesia che si cela in ognuno di noi. Quindi tutti noi, da Solange... A tutti, io primo, guarda. Appunto, è una diva. Siamo tutti delle dive perché tutti, comunque anche l'uomo quindi è una certo. diva assolutamente c'è una componente femminile e la di sì, sono una diva di persona, scusa, non ho bisogno di avere ma se, tu, scusa, Paolo, ma se noi siamo qua vuol dire che c'è un esibizionismo e bravo che ci mostriamo. Daniele, prima di andare in pubblicità vuoi dire qualcosa? Vabbè, era sul caso Western, vabbè, che già avevo sollevato l'altra volta. Comunque le prove ci manderesti a compromessi te? Si stanno preparando le bollicine, ma non ne ho bisogno perché faccio l'artista, quindi c'è cioè che bene, allora